Care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Senten Chan. Grazie per seguirmi. Mettete like a questo video se vi piace, iscrivetevi al canale, azionate la campanella e condividete i video del mio canale che vi piacciono di più, così aiuterete il mio canale a crescere. Adesso vi voglio parlare del tema del giorno. Delle rivelazioni, cioè sorprendenti, riguardo il viaggio nel tempo, attualizzate al 2018, perché ci sono delle novità. Da sempre ci sono stati degli scettici riguardo la possibilità di viaggiare nel tempo, delle persone che hanno posto in dubbio le esperienze di molte persone, ma sempre più avanza la conoscenza e sempre meno dubbi si hanno riguardo il viaggio nel tempo, che è una realtà e la scienza ufficiale finirà con l'accettarlo. Il viaggio nel tempo non si potrà più rifiutare o refusare la sua esistenza. E come prova che veramente si può viaggiare nel tempo, vi dico semplicemente che soprattutto d'estate, per andare dall'Urbe a Ostia Lido al mare, ci si impiega un sacco di tempo. Quindi è un viaggio che prende del tempo. È un viaggio nel tempo. Di fatto, tutti noi viaggiamo nel tempo per muoverci da un luogo a un altro. Chi ha detto quindi che il viaggio nel tempo è impossibile? Pigli la macchina, ti sposti, ci metti una mezz'ora. Ecco, quella mezz'oretta l'hai viaggiata nel tempo. Viaggi fuori dal tempo sarebbero impossibili, ma tutti i viaggi sono nel tempo. Non so se avete afferrato l'idea. Quindi, chi vuole smentire l'esistenza dei viaggi nel tempo? Non ha capito nulla del viaggio. D'altra parte, quando uno va in vacanza, purtroppo il tempo delle vacanze prima o poi gli finisce. Non è che vai fuori dal tempo e fuori dallo spazio. Anzi, pure i viaggi spaziali, prendono tempo. Le navicelle per arrivare alla stratosfera. Quindi ogni viaggio è nel tempo, perché non si può viaggiare fuori dal tempo. Quindi questo è ciò che i ricercatori nel 2018 hanno potuto stabilire, contrariamente a quanto pensano le menti critiche, che non si possa viaggiare nel tempo. Ogni viaggio è nel tempo, così come anche dire i viaggi spaziali. Ma quando io mi alzo dalla cameretta per andare al bagno, anche lì faccio un viaggio spaziale. Non ti puoi muovere fuori dallo spazio, così come i viaggi non possono essere fuori dal tempo. Quindi ogni viaggio è nello spazio ed è nel tempo. Gli aerei viaggiano nello spazio, le macchine viaggiano nello spazio. Andiamo nello spazio del giardino di casa nostra, o delle varie abitazioni del nostro appartamento. Allora vi lascio con questa sconcertante ed inquietante rivelazione. I viaggi nello spazio sono possibili anche nel giardino di casa nostra, e soprattutto ancora molto più inquietante è che sempre abbiamo viaggiato nel tempo, perché viaggiare prende tempo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, date like, lasciate commentari. Adesso questo vecchio tablet mi pesa troppo, mi si sta a inturgidire il braccio. Vi lascio, condividete questo video se vi è piaciuto. Grazie di seguirmi. Il vostro Senten Chan, mi raccomando, fatemi raggiungere le 4000 ore di visualizzazione e condividete questo e tutti gli altri video miei che vi piacciono. Con tutti i vostri amici, quanti più contatti possibile,
Fatemi raggiungere un bel effetto virale senza ammalarmi. E poi così magari YouTube mi dà 100 dollari perché già adesso me ne deve 70. Arrivederci e grazie di seguirmi dal vostro Sant'Enchan. Ciao, ricordatevi, ogni viaggio è nel tempo. Ti sposti e passa del tempo. Ciao.